Celebrare il 21 agosto con Stani Verde ha un doppio senso. Ti chiedo di rispondere a questa domanda, 6 mesi in una doppia veste. So per coscienza e per conoscenza che all'indomani del 21 agosto Stani Verde, imprenditore, si è trovato in ginocchio, si è dato da fare, si è accorciato le maniche e ha rimesso in piedi la sua azienda ed oggi dopo 6 anni ha il ruolo del sindaco e non deve pensare alla sua azienda o anche alla sua azienda, bensì all'intero territorio di Forio che ha dei problemi abbastanza importanti da risolvere. Allora, per me quando si parla di Casamicciola e di terremoto in generale è sempre un'emozione forte. Sono riuscito a stento ad intervenire perché avevo la voce proprio rotta dalla commozione perché sento ancora sulla pelle la ferita di quel giorno. Poi se penso che dopo il terremoto è arrivata un'alluvione, allora questo sentimento diventa ancora più forte. Le cicatrici non vengono cancellate, però come ho detto già nel mio intervento, sono felicissimo di come l'isola intera abbia reagito da comunità e come ci stiamo riprendendo da queste disgrazie che purtroppo ci hanno colpito e ci hanno dimostrato quanto siamo fragili e quanto in passato, diciamo, abbiamo dimenticato proprio della sicurezza del nostro territorio. Sindaco, uno degli interventi più importanti in questa ripresa, soprattutto post-frana, ormai le due cose camminano assieme, sarà quella del problema forse più grande, urgente, visibile che ha il tuo territorio, che è via Giovanni Mazzella. Sì, via Giovanni Mazzella fortunatamente già siamo al lavoro, già abbiamo fatto dei primi interventi di sommergenza all'altezza degli scogli innamorati, già sono ultimati, mancano proprio le piastrelle. Poi naturalmente c'è da fare il grosso, tutto il lungomare, lo faremo a step, prossimamente proprio penso di riuscire entro fine mese a mettere in sicurezza già il primo tratto che praticamente da subito dopo il tunnel va verso proprio gli scogli innamorati, mentre ci vorrà un po' di tempo in più per mettere in sicurezza l'altro tratto che dopo gli scogli innamorati va verso l'Hotel Albatros. Però già questo primo intervento che faremo a fine agosto, inizi settembre al massimo, ci metterà in condizioni di riaprire almeno la strada fino al cimitero, fino all'incrocio con il cimitero.